Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compiranno a loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni, Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Parola del Signore. Sono belle queste letture perché ci immettono proprio sulla strada del Natale. Fra 8 giorni celebreremo questo meraviglioso avvenimento. Chiaramente lo celebreremo, non è che Gesù nasce di nuovo, lo celebriamo. E la liturgia è bella proprio per questo, no? E allora in questi giorni che precedono questo grande avvenimento ci vengono presentate delle letture stupende che parlano della nascita, di nascite prodigiose avvenute nella storia della salvezza, cioè la storia dell'umanità, che
che si incrocia con la storia di Dio, la storia di Dio che entra proprio quasi a gamba tesa con la storia dell'umanità. Abbiamo sentito, tra l'altro, come c'è sempre un prodigio, c'è sempre qualche cosa di straordinario. Donne sterili che però ricevono ugualmente il dono della vita. Ma c'è soprattutto un'altra realtà ancora più bella, più sottile. Lo Spirito Santo diventa protagonista. E lo Spirito Santo, addirittura non conosciuto nell'Antico Testamento, prima di Gesù, però già c'è, è in azione. E qua già si comincia a intravedere, ne parlano, anche se non lo conoscono come lo conosciamo noi, perché ci vuole Gesù per conoscerlo sul serio, questo dono di Dio, no? Lo Spirito. Ebbene, anche là si intuisce questa forza, questa energia, questa presenza, chiamiamola in vari modi, no? E questo Spirito è capace di fecondare là dove c'è sterilità. Abbiamo sentito allora la prima lettura, la nascita prodigiosa di un bambino che sarà poi un giudice, un condottiero del popolo, ne aveva bisogno il popolo. E abbiamo sentito nella pagina del Vangelo altrettanto, la nascita di un altro bambino, Giovanni il Battista. Ecco, questa è un po' la preparazione alla grande, prodigiosa, unica nascita del Figlio di Dio, il Salvatore dell'umanità. E anche là entra lo Spirito Santo, feconda la storia, feconda Maria, no? Dio è capace veramente di fecondare là dove c'è sterilità, incapacità umana, capite, no? Sono tutte realtà molto anche simboliche. Dio è capace di fecondare la nostra storia. E mentre leggevo queste letture, no? Mi lasciavo anche trasportare da questa profondità, pensavo anche a quello che stiamo vivendo, questi giorni, a questi 7 giorni, pensavo a Don Fabiano. E mi è balenata così un'idea che vi lancio così, semplicemente. A me ha aiutato, spero che aiuti anche voi. Di solito noi parliamo, no? Quando pensiamo alla morte, del rapporto che c'è tra morte e vita, vita e morte. Ma qua, proprio pensando alla parola di Dio, mi è venuta in mente un'altra cosa. È vero, vita e morte, certo, no? Il passaggio, la Pasqua, dalla vita alla morte. Ma che non ci sia anche da mettere in rapporto qualcosa d'altro. La nascita con la morte. La morte con la nascita cioè. Bambino che nasce, pensatelo, soprattutto voi mamme che l'avete portato per 9 mesi, no? Quella creatura che si forma e che ha bisogno di morire per uscire e per vivere. Credo che noi stiamo vivendo proprio la stessa gestazione. Bambino quando è nel seno della madre sta bene, 9 mesi là, è caldo, cullato, cresce, c'ha tutto, protetto e ha bisogno proprio di qualche cosa di traumatico, è buttato fuori, ma per vedere la luce ha bisogno proprio di morire, per incontrare l'affetto della mamma, l'amore, ha bisogno di uscire, di morire da quella gestazione. Secondo voi non c'è qualche attinenza anche a questi momenti traumatici che Fabiano ha vissuto, ma che saremmo chiamati a vivere ciascuno di noi? Proprio credo che questa sia una luce che ci può condurre, proprio anche per dare forza, speranza. Certo, non toglie le lacrime, mi sono ingosata matti sti giorni, e penso anche a voi altri, però abbiamo dentro di noi anche qualche cosa di più, questa forza. Fabiano è già uscito da questa gestazione,
e ha proprio la luce davanti a sé, ma ancora di più c'ha un amore di Dio che adesso lo abbraccia. Anche noi ce l'abbiamo certamente, ma ce l'abbiamo dentro ancora nel seno, nella gestazione. Abbiamo, immaginatevi che cosa sarà, ci pensavo proprio, che cosa sarà per Fabiano adesso essere uscito da questa dimensione umana ed essere pienamente nella dimensione di Dio. Certo, poteva restarci qui ancora, l'avremmo voluto, certo, lo sappiamo, però dai, facciamo un piccolo salto, un piccolo passaggio. L'esperienza della pienezza della vita, che chi va avanti, chi passa, chi esce dall'utero della vita terrena, riesce ad avere in pienezza. Per cui, Signore, dai, dagli il tuo amore per sempre, quello vero, quello che qui ha sperimentato mentre stava con noi, mentre lo dava, lo viveva insieme a noi. Questo affetto ce l'abbiamo dentro, ci rimane come un ricordo, ma molto di più, perché non è solamente un ricordo. Abbiamo i segni anche della sua presenza, del suo passaggio, ce ne abbiamo di segni tantissimi, tanti li abbiamo stampati nel nostro cuore, molto più di un ricordo. Ma adesso tu, ecco, questo amore che lui ha sperimentato, ha donato, faglielo sentire proprio nella tua pienezza, tu solo sei capace di questo. E per questo ti ringraziamo. E ringraziando te, Signore, chiediamo che Fabiano possa continuare a camminare insieme con noi. Io tutti i giorni, soprattutto la mattina quando vengo qua, c'è scuro ancora, non c'è nessuno, c'è silenzio, ma li sento veramente i nostri cari, li sento Fabiano qua. È impossibile che se ne sia andato, ha celebrato l'Eucaristia migliaia, no, forse meno, insomma, 2 anni, no. Ma tante volte ha celebrato l'Eucaristia insieme con noi, e quindi quello che ha vissuto, che ha celebrato, quello che ha lasciato, la parola che ha annunciato, non può essere buttata via, dispersa. E quindi eccolo qua. Grazie Signore per Don Fabiano, grazie Signore soprattutto perché tu sei pienezza di vita. Facci rinascere anche noi, quando sarà la nostra ora, a questo amore eterno di cui abbiamo veramente e tanto bisogno.